partiti in vantaggio, si porta Whipper Express davanti a Bridge Oidwalk, in terza posizione si è sistemato all'interno Castle Ward, avendo all'esterno vento nei capelli, poi Old West con in coda Ora o Mai Più. Cavalli ora dopo 600 metri di corsa con Whipper Express che prosegue in vantaggio. Alla seconda posizione si è sistemato Bridge Oidwalk, a precedere Castle Ward che ha sempre all'esterno vento nei capelli, quindi Old West con ai fianchi Ora o Mai Più. Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo. Whipper Express è avvicinato all'esterno da Bridge Oidwalk. I due precedono sempre Castle Ward e vento nei capelli, quindi Ora o Mai Più e Old West. Non cambiano le posizioni lungo la curva e poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo si presentano in vantaggio Whipper Express all'interno e Bridge Oidwalk al suo esterno. Appena in retta all'esterno a centropista si propone Castle Ward in anticipo su vento nei capelli, più a largo avanza Ora o Mai Più con in coda Old West. Cala Whipper Express e passa Bridge Oidwalk sotto la minaccia di Castle Ward, vento nei capelli, Ora o Mai Più e a largo di tutti anche Old West. Siamo a 300 dal palo, Bridge Oidwalk allo steccato, in leggero vantaggio, a centropista ci prova Ora o Mai Più, con all'esterno Old West e all'interno vento dei capelli. Nel tratto conclusivo, Bridge Oidwalk all'interno subisce l'attacco esterno di Ora o Mai Più, con a ridosso anche Castle Ward e vento dei capelli che rientrano sul rivale. Rivediamo le immagini che ci propone la regia, il numero 5 Bridge Oidwalk che allo steccato dovrebbe aver conservato la meglio, in sella Cristian Di Stasio. Vediamo comunque le immagini sul traguardo, il 5 di Bridge Oidwalk attaccato mantiene la meglio per il secondo posto, molto molto incerta, infatti Ora o Mai Più subisce il rientro all'interno di Castle Ward e di vento nei capelli, quindi bisognerà aspettare il responso del giudice d'arrivo.